Salve a tutti amici di Games Collection e benvenuti in questa nuova rubrica da me gestita. Sono la vostra Akemimas, o Akemi che dir si voglia, e questi saranno la mia serie di vlog che sicuramente mensilmente, ma anche più di una volta al mese, cercherò di proporvi. Dei vlog in cui discuteremo di un paio di argomenti, generalmente tra loro interconnessi o comunque vicini, per tematiche, ovviamente tutti a sfondo videoludico. Questo mese per prima cosa voglio cominciare col parlarvi delle generazioni videoludiche e porvi una domanda. Innanzitutto c'è da dire che siamo entrati ormai nella next gen, l'ottava generazione è cominciata, ha preso il via tra virgolette con PS4 e Xbox One, ma già a questa ottava generazione appartenevano console Nintendo già uscite come per esempio 3DS e Wii U e anche la console di casa Sony PS Vita. Quindi abbiamo parecchie console in questa ottava generazione. Innanzitutto, dato che Wii U, 3DS e PS Vita sono già usciti di un po', vi chiedo cosa ne pensate voi di queste console che già avete avuto sicuramente modo di provare e se pensate che siano all'altezza di questa tanto decantata next gen. E poi soprattutto vorrei chiedervi quali sono state le vostre prime impressioni su PS4 e Xbox One. Io devo essere sincera, ancora non ho acquistato nessuna delle due console next gen, ma voglio acquistarle entrambe durante l'anno, spero sinceramente di farlo, e avrò modo, ho avuto modo di sentire cose parecchio discordanti comunque su questo argomento, Xbox One e le sue perdite, PS4 e i suoi traballamenti, PS4 e i suoi tempi di caricamento, Xbox One e i suoi tempi di installazione. Insomma, quali sono state le vostre prime impressioni su queste console? Fatemelo sapere e consigliatemi magari anche quale secondo voi può essere la più interessante. E poi appunto posso dire che per quanto mi riguarda, avendo in casa un 3DS, posso dire che a livello di giochi, anche a livello comunque di potenza della console, mi sembra una console abbastanza degna di essere inserita nell'ottava generazione e sicuramente una delle console che quest'anno farà uscire particolarmente molti titoli, quindi vedremo come se la gestirà Nintendo quest'anno, perché ha fatto uscire le sue console next gen un po' prima rispetto alle altre e di conseguenza sono già in attività da un po'. Vedremo un attimino se nel 2014 come contrasterà tra virgolette la concorrenza, che invece adesso può sparare le sue cartucce, anche se bisogna ammettere, da boxari, da sonari, da nintendari eccetera eccetera, che PS4 e Xbox One non hanno avuto queste line up iniziali così meravigliose sinceramente. Tuttavia non c'è, la generazione appena iniziata, possiamo sinceramente sperare in dei momenti più rosei per il mercato videoludico. A parte questo, qual è il punto che voglio andare a toccare con voi oggi? Le generazioni stanno passando, cioè nel 2013 siamo arrivati a, siamo passati da settima a ottava generazione, signori. La settima sta tuttora continuando, usciranno delle robe eccetera eccetera, ma sostanzialmente siamo già passati all'altra generazione. E io, che bene o male ho cominciato la mia carriera videoludica da PlayStation 1, mi sono accorta che ho veramente passato tantissime generazioni. Comunque sono 5, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava. Cioè ho vissuto 4 generazioni e molti di voi, sicuramente più grandi di me, ne hanno vissute ancora di più. E quindi vi chiedo, che effetto vi fa essere arrivati all'ottava generazione e soprattutto, qual è stata la generazione che più vi ha lasciato qualcosa dentro? Personalmente posso dire che, non avendo mai giocato, cioè ho giocato tantissimo, però mai come magari moltissimi di voi, la generazione che ho vissuto di più, che mi sono più goduta, è stata quella di PlayStation 2, perché è stata quella per cui ho preso più giochi, la console per cui ho preso più giochi, che mi ha lasciato più emozioni, quindi è quella che mi è rimasta più impressa. E la vostra qual è? Sono veramente curiosa di conoscere queste risposte. Tra l'altro le generazioni passano, scorrono, si va avanti eccetera eccetera, però ci sono delle cose che rimangono, dei generi che bene o male stanno continuando ad andare avanti, ho notato. C'è lo spopolamento degli FPS, ora sembra che sarà un anno dedicato anche ai free to play, ci sono moltissimi generi che stanno continuando, generi anche che vengono riscoperti e che vengono riapprezzati dal pubblico, come per esempio le avventure grafiche e i videogiochi a episodi. Io sinceramente sto adorando lo operato di Telltale Games, l'autrice, per dire, la casa produttrice di The Walking Dead, di The Wolf Among Us, di Tales of Monkey Island e anche di Back to the Future, che però quella è una un'avventura grafica, non è uscita mi sembra episodi.
Comunque, facendo una breve ricerca, ho scoperto che questi videogiochi divisi per appunto episodi, cioè che uscivano periodicamente, sono cominciati molto prima di Telltale e io personalmente non lo sapevo perché, come potete ampiamente notare, sono abbastanza nuova nel mondo videoludico, quindi mi sono sorpresa di conoscere questa cosa e mi sono comunque resa conto che in ogni caso questa cosa dei videogiochi episodi sta continuando a essere apprezzato dal pubblico. Io ho saputo che The Walking Dead, anche quando è uscito spezzettato, ha venduto veramente veramente tanto, più di quanto i Telltale si aspettassero. E c'è da dire che i Telltale non sono esattamente lo studio con più soldi al mondo, quindi comunque un operato fatto in maniera, tra virgolette, semplice, ma bellissima, sta andando avanti. E quello che volevo chiedervi è se voi gradite questo tipo di videogioco. Io personalmente lo gradisco tantissimo, The Walking Dead mi ha rapita con questo suo essere una sorta di serie televisiva. The Wolf Among Us, con questo episodio pilota, mi ha veramente proprio conquistato il cuore, soprattutto anche per l'ambientazione e la qualità del gioco in sé. Ma anche l'attesa tra un episodio e l'altro mi fa sentire forse più mio il gioco, non so perché, ma mi sveglia, tra virgolette, per quanto riguarda il gioco, mi fa stare più attenta, mi informo, voglio sapere quando esce il prossimo, voglio sapere cosa succede. Cioè, questa cosa degli episodi, degli videogiochi episodi mi rende più attaccata al titolo. Poi non so, questa potrebbe essere una cosa solo mia, però volevo seriamente chiedervi se a voi succede la stessa cosa, perché o sono io con una malattia molto grave o magari non sono l'unica, allora mi sentirei sinceramente meno sola. E per rimanere in tema videogiochi e episodi, vorrei darvi le mie brevissime impressioni su appunto i nuovi due titoli Telltale, ovvero l'episodio pilota di The Wolf Among Us e l'episodio pilota della seconda serie di The Walking Dead. Comincio con questo perché è l'ultimo che è uscito ed è quello su cui posso dirvi di meno, perché chi non ha giocato il precedente non vorrei sinceramente spoilerare. Non vi dirò quindi nulla della trama, sappiate solo che guideremo un personaggio diverso che però era già presente nel primo The Walking Dead, nella prima stagione appunto di The Walking Dead. Tuttavia ho notato un miglioramento sia nei tempi di caricamento, che erano veramente tedianti nella prima stagione, nonostante non siano ancora esattamente velocissimi, sono sicuramente meno noiosi, ecco, da attendere. E devo ammettere che anche il design dei tasti, che adesso sono molto più comprensibili, è migliorato quindi, e anche il gameplay in generale, nonostante mantenga la stessa formula, è diventato più dinamico rispetto alla prima stagione, che era un po' più riflessiva e secondo me un po' più lenta. Sarà il cambio di ambientazione, sarà il cambio di personaggio, che comunque risulta meno forte, tra virgolette, non a livello caratteriale, meno forte proprio fisicamente del personaggio della prima stagione. Saranno tutti questi elementi, ma a me The Walking Dead è sembrato, in stagione 2, mi è sembrato molto più veloce, molto più incalzante, riesce a tenere il giocatore molto più attento a quello che succede. Quindi, se sinceramente la seconda stagione continuerà così, potrebbe piacermi forse addirittura di più della prima, e la cosa mi esalta veramente, veramente tantissimo. Ancora qualche problemino c'è, la grafica comunque è quella, anche se abbiamo dei colori più accesi dovuti appunto al cambio di ambientazione. Una grafica cartunesca che sinceramente apprezzo veramente veramente tantissimo. E poi soprattutto oserei dire che nonostante appunto i tempi di caricamento siano migliorati, abbiamo comunque ancora dei rallentamenti all'interno dei filmati, eccetera eccetera, quindi ancora i difettucci ci sono, ma io vi consiglio di provarlo se avete giocato appunto la prima stagione. E se non avete giocato quella e se siete come noi di Games Collection, che siamo un po' fissati con la copia retail, c'è una bellissima copia retail sia normale che in Game of the Year di The Walking Dead, prima stagione, di cui la Game of the Year include anche il DLC 400 giorni. Quindi andate eventualmente, se volete il disco, eccetera, eccetera, a prendervi quello, che tra l'altro dovrebbe includere anche la colonna sonora. Quindi fatevi un giro e valutate seriamente la possibilità di prendere questo titolo, che a me personalmente al tempo è piaciuto veramente tanto. Per quanto riguarda invece il nuovo prodotto di casa Telltale, ovvero The Wolf Among Us, devo dire che mi ha sorpresa su tutti i fronti. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, è tratto dal fumetto di Fables, fumetto che tra l'altro è adesso attualmente riedito nelle edicole, quindi se volete andare a informarvi dal vostro edicolante o nella vostra fumetteria, se ne avete una lì vicino, cercatelo. C'è anche un'edizione molto più grossa, tutta a colori, però c'è questa edizione piccolissima da 2,90 € a volume che io vi consiglio perché lo sto leggendo e mi sta veramente piacendo tanto. Quando ho scoperto che sarebbe uscito The Wolf Among Us, ispirato al personaggio di Wolf, di Bigby Wolf, quindi il lupo cattivo della serie di Fables, ho voluto assolutamente prenderlo e quindi
mi sono ritrovata davanti un prodotto con un'atmosfera che non so, è questa città di notte, sempre con questi toni scuri, questi colori che vanno sul violetto, sul blu. Boh, ha avuto veramente un impatto visivo allucinante The Wolf Among Us su di me. Poi il personaggio principale è carismatico in una maniera allucinante, poi molte decisioni gliele facciamo prendere noi, come ci ha abituato Telltale, però è veramente, veramente, veramente carismatico. Mi ha fatto un'ottima impressione Bigby Wolf, già era il mio preferito della serie appunto a fumetti, adesso in questo videogioco lo sto proprio amando. Ci sono delle differenze tra fumetto e videogioco in modo che possiate giocarvi uno, leggervi l'altro staccandolo dall'altro prodotto, da quello che vi manca, e io ve lo consiglio veramente tantissimo perché c'è il Season Pass che costa 20 euro, esattamente come per The Walking Dead, eccetera, eccetera, ma ci sono gli episodi singoli che ne costano 5. L'unica cosa che potrebbe per il momento impedirvi di giocare a The Walking Dead Season 2 e The Wolf Among Us Episodio 1 sarebbe sostanzialmente il fatto che i giochi sono entrambi in inglese, non c'è ancora una traduzione. Però su PC usciranno le patch, eccetera, eccetera, come ben sapete. Mentre su console dovremo aspettare la versione retail per avere dei sottotitoli in italiano. Io vi dico che personalmente, avendo una conoscenza dell'inglese abbastanza ampia, ma neanche da Oxford per dire, sono riuscita a capire tutto quello che il gioco mi diceva. Quindi fate magari un tentativo, tra l'altro su Xbox Live, se non sbaglio, The Wolf Among Us è stato anche gratuito ed è forse ancora gratuito, quindi date un'occhiata, quindi giocatevelo e vedete se riuscite magari a reggere un pochettino quell'inglese. Se no, attendete la traduzione che però comunque uscirà sicuramente alla fine della serie. Perfetto, dato che non voglio assolutamente annoiarvi sproloquiando in maniera allucinante, direi che questo primo vlog, tra virgolette, in cui appunto parleremo di vari argomenti durante questi mesi, può finire qui. Mi scuso con voi se sono un po' sparita dal canale, ma la vita mi ha rapita e cose del genere, non è vero. Comunque non mi rapirà più. Mi auguro che il video vi sia piaciuto. Saluto tutti i miei colleghi di Games Collection e soprattutto saluto voi. Fatemi sapere cosa ne pensate degli argomenti trattati e ditemi la vostra. Ciao a tutti!